Ciao Davide, oggi siamo qui per parlare di Monaco Legend e per parlare di un'iniziativa che ci sarà verso la fine del mese di ottobre. È un piacere essere qui a Milano con voi. Piacere mio, ti ringrazio di essere venuto. Mi fa molto piacere fare finalmente una chiacchierata con te, che ti vedo sempre, e grazie di essere venuti a darci questo supporto. Siamo molto contenti di essere ancora una volta qua a Milano, l'esposizione al Mandarin Oriental. Questa è la nostra decima asta, è il nostro decimo catalogo, è un bellissimo traguardo di un'avventura che si sta sviluppando in maniera veramente molto interessante e secondo me che sta dando anche una bella energia al mercato dell'orologio da collezione del vintage, che come tu sai è la storia della mia vita. Io è 35 anni che mi occupo di orologi vintage. Siamo molto soddisfatti della selezione che siamo riusciti a fare per questa nostra decima asta. Secondo me è in assoluto il catalogo più bello che abbiamo fatto. Abbiamo un assortimento di pezzi straordinari che variano. Qui ti ho preso qualche piccolo esempio, esatto. Però poi gli highlights sono lì a disposizione, ma abbiamo una selezione di Paul Newman pazzeschi che vengono dalle collezioni più importanti del mondo, anche molto note onestamente, e che alcuni sono anche già passati da aste molto importanti in passato. Abbiamo questa discovery pazzesca di questo Nautilus Bayer, mai stato in asta, con tutti i suoi documenti, una documentazione pazzesca di lettere tra il proprietario, che lo possiede da più di 20 anni, e Bayer, che gli dà tutte le informazioni del caso, conservato in condizioni come nuovo. E forse uno degli orologi che ti ho tirato fuori e ai quali sono più legato per questa vendita è questo incredibile Magnum Tank di Cartier Calendario Fasi Lunari, che è un orologio veramente che mi ha lasciato esterrefatto quando sono riuscito a ritrovarlo dal collezionista che l'ha comprato a un'asta di Tokyo di Antiquorum del 1991 e l'ha tenuto lui per tutti questi anni, per questi 32 anni, ed è un orologio veramente straordinario. Io l'ho personalmente smontato, ho verificato tutta la sua costruzione. E poi grazie a amicizie e contatti con l'archivio sia di Cartier che di Audemars Piguet siamo riusciti a ricostruire tutta la storia, che è veramente super interessante, nella quale Audemars Piguet fornisce nel 1964 il movimento alla Cartier, e perciò non si tratta del classico Tank che si vede, che siamo abituati a vedere. Nell'ultima asta ne avevamo uno, i Tank Audemars Piguet Retail by Cartier. Quelli sono orologi fabbricati completamente in Svizzera e poi solamente firmati sul quadrante dalla Maison parigina. Questo è un oggetto completamente Cartier ed è un Magnum Tank Oversize. È uno dei Tank più rari che hanno fatto, perché anche nella versione solo tempo è particolarmente raro per le dimensioni molto grandi. Ma vederlo calendario completo e fase luna con questo layout spettacolare di quadrante laccato bianco e numeri romani neri, per me è stata un'emozione incredibile. Sono andato a riprendere il catalogo dell'asta di quando era stato venduto, dove pensa che già all'epoca aveva fatto più di $100,000 all'asta, anni in cui, fai conto, nel 90-91, quando è stato venduto, questi Paul Newman costavano 8.000, 7.000, 10.000 cada uno, e un 15-18 in quegli anni era un orologio che faceva tra i 60 e gli $80,000. Questo orologio era stato già individuato per essere una grande rarità. Certo, quella cifra contestualizza l'importanza dell'orologio, perché era un mercato in cui il collezionismo non era così sviluppato. Erano i primi anni veramente ruggenti del collezionismo, dove l'Italia, devo dirti la verità, la faceva veramente un po' da padrone sul resto dell'Europa, per non dirti anche sul resto del mondo. Cioè in Italia nel 1991-1990, per mia grande fortuna tra l'altro, perché io ho iniziato proprio pochi anni prima, e l'Italia era in assoluto il mercato più forte per la vendita di orologi da collezione. C'erano imprenditori molto importanti dell'epoca che erano nei loro anni migliori, e parlo anche professionalmente parlando, e diciamo che erano bramosi di possedere orologi da collezione. Ancora più, diciamo che l'auto d'epoca è sempre andato un po' parallelamente come mercato, però quello che si è visto, la bramosia di possesso degli orologi da collezione in quegli anni da parte di un nucleo magari un po' ristretto ma molto importante di imprenditori italiani, è stato qualcosa di unico. Sono nati i collezionisti più importanti del mondo. Tu hai avuto la fortuna già di conoscerli e intervistarli quasi tutti, perché da Goldberg, da Sandro Fratini,
Pellegrini, poi ce ne sono tanti altri, Enrico De Marco per nominare anche uno dei più prominenti, ma ce ne sono tanti e io ho avuto la fortuna di essere in quel momento uno dei loro supplier. Avere questo orologio all'asta è per me avere un pezzo della storia di Cartier e della fabbricazione francese degli anni 60. In realtà questo orologio viene disegnato da Cartier alla fine degli anni 50 e vengono prodotti solamente 10 esemplari, tutti su richiesta e tutti con configurazione uno diverso dall'altro di quadrante. Abbiamo avuto come informazione particolarmente importante, nonché anche riservata, che uno di questi orologi è stato costruito per la famiglia reale del Marocco e sono stati 10 esemplari solamente fatti, tutti con movimento powered Audemars Piguet. E tra l'altro dagli archivi di Marpighet è uscita anche una mail bellissima che noi diamo in visione al compratore dell'orologio, dove l'Audio Marpighet ha la consegna del movimento a Parigi al loro broker dell'epoca, al supplier che poi forniva Cartier, con anche il numero già di cassa nel quale sarebbe stato montato l'orologio, cioè l'Audio Marpighet sapeva già in che orologio questo movimento sarebbe andato a finire, ed è veramente, ricostruisce un po' tutta la storia e il pedigree storico di questo oggetto che a parer mio è veramente straordinario. Unico. Poi questa sicuramente nel suo genere è assolutamente unico, questa piccola perla naturale al posto del classico zaffiro e anche di altre pietre che si sono viste usare da Cartier, ma la rarità di vedere questa perla nella corona ottagonale mi ha dato anche quella un'emozione straordinaria. Il cinturino che vedi, che magari può essere non di gusto di tutti, diciamo non facile di gusto, ma l'abbiamo mantenuto perché è ancora lo stesso cinturino con cui l'orologio è stato venduto nel 91 da Antiquorum, da Osvaldo Patrizi all'epoca, nell'unica e prima e unica asta che ha fatto a Tokyo, perché per di conseguenza sono contento di averlo e di trovare, come mi piace dire, il next caretaker, ma è un oggetto che reputo veramente straordinario. Mi sembra che poche volte ho visto il mercato così attivo e così, diciamo, avido di oggetti e di ricerca, diciamo. Ci sono veramente un sacco di nuovi collezionisti che si avvicinano al mercato del vintage e del collectible di alto livello negli orologi. Sì, ci sono giovani che si stanno appassionando tanto agli orologi da collezione, al vintage, a orologi firmati come quelli che abbiamo qui. Assolutamente. Sì, anche il Nautilus Bayer è un'altra testimone di qualche anno dopo, nell'80, quanto comunque fosse ancora importante avere, diciamo, l'oggetto però retail da una grande maison come Bayer, che forse oggi è rimasto forse il concessionario svizzero storico più importante che Patek Philippe abbia mai avuto. Sicuramente anche quello più longevo, visto che l'azienda è ancora posseduta dalla famiglia Bayer e da uno dei discendenti della famiglia in persona. No, siamo, diciamo, super positivi, e così come siamo super positivi anche di essere nel comitato organizzativo di questa nuovo evento particolare, questa Time On Show che si terrà a Bologna dal 26 al 29 ottobre. Siamo molto contenti, mi piace molto la collaborazione con Paolo Borgomanero, Pierluigi Santi, Auro Montanari, che sai che per me è un fratello più che un cliente, e trovo che questa potrà essere forse un'altra volta un nuovo evento per qualificare il mondo dell'orologeria da collezione a un certo livello, nel senso che, a parte, non si è voluto fare nessun tipo di discriminazione, i posti sono veramente molto pochi, ci sono state decine e decine di richieste, ma purtroppo abbiamo potuto accontentare un piccolo nucleo di mercanti, perché diciamo che per il momento il padiglione a disposizione è piuttosto limitato, e l'abbiamo voluto in questo momento tenere così. È un'idea di Paolo Borgomanero e Pierluigi Santi di cercare di creare un gota proprio del collezionismo, con una selezione molto esclusiva di mercanti che siano già dei punti di riferimento nell'orologeria vintage prevalentemente italiana. Poi l'idea è che questo potrebbe essere un format aperto veramente anche a, diciamo, altri show in giro per l'Europa, in giro per il mondo, e sempre di più attirare l'attenzione dei collezionisti verso eventi che portano l'orologeria vintage da collezione, diciamo, nella migliore forma possibile. Ecco, quanto è importante Bologna come città? Perché nel collezionismo italiano
ci sono diverse città, ci sono collezionisti in tutta Italia, però Bologna è particolarmente importante. Ma Bologna è sempre stato un punto strategico pazzesco, forse anche per la posizione, diciamo, proprio logistica, nel senso non è al centro dell'Italia, ma collega il nord col centro Italia in una maniera eccezionale ed è un punto di incontro da sempre del collezionismo. Poi tutto quello che riguarda un po' la Motor Valley e la Watch Valley della zona emiliana è qualcosa che accomuna il senso di tradizione, di tramandarsi le cose, di collezionare oggetti vintage, cioè sia nelle automobili che negli orologi, tutta l'Emilia-Romagna in generale. È sempre stato un serbatoio incredibile sia di clienti compratori che di famiglie che possedevano già e si tramandavano da tempo oggetti da collezione bellissimi. Perciò Bologna sicuramente è un centro super strategico. Non per niente il trasferimento della fiera auto e moto d'epoca di Padova, che comunque è sempre stata una fiera bellissima con un'affluenza stupenda, ma la scelta di Bologna di acquistare, di mettere quel format a Bologna è una scelta strategicamente assolutamente positiva e 100% corretta. Vedrai, la mia idea è che quella fiera diventerà la fiera di automobili più importante d'Europa, sicuramente andando a superare anche Tecnoclassica di Essen e forse arrivare al livello di Retromobile di Parigi, che per me è la fiera più bella che in questo momento fanno di automobili da collezione. Diciamo che il nostro apporto, il nostro supporto con un articolo così esclusivo ed eccellenza come l'orologio vintage può solamente ancora di più qualificare questo evento. Bologna ne avrà solo da guadagnare. Certamente. E poi Monaco Legend Group come strategic partner ha un ruolo importante, perché ha un ruolo non solo per la selezione dei commercianti che sono presenti nella fiera, ma anche proprio a livello personale. Quindi qual è l'esperienza? Noi affrontiamo sempre questo genere di eventi, parlo poi di me particolarmente, nella maniera amicale in cui a me piace gestire il mio lavoro. Cioè, per noi sono sempre riunioni di appassionati, di colleghi, di professionisti, di collezionisti, dove il live motive è il piacere di stare assieme, di mangiare un buon piatto di prosciutto, di bere un bicchiere di Lambrusco, di stare in compagnia. Io accomuno sempre un certo tipo di lifestyle al lavoro, che altrimenti sarebbe solamente il comprare, il vendere, diciamo. Per me è una visione piuttosto restrittiva di quello che mi piace fare nella vita. Di conseguenza, un evento così organizzato in maniera esclusiva, sicuramente in maniera piacevole, potrà solo essere una cosa positiva per tutti avvicinarsi. Certo. E cosa si possono aspettare le persone da Time On Show, quindi da questo primo evento? Secondo me una selezione bella e molto accurata. Sicuramente gli operatori partecipanti sono tutti dei grandi professionisti, sono convinto che sceglieranno il meglio del loro stock e delle loro opportunità, proprio per cercare di essere particolarmente presenti e di dare al pubblico un'impressione estremamente positiva della mostra. Noi, dal nostro punto di vista, sai, noi abbiamo l'asta la settimana prima, ci farà piacere andare a rivedere tutti gli amici e tutti i collezionisti che tra l'altro saranno, magari spero, stati tutti presenti alla nostra asta, e diciamo che portiamo anche noi proprio un ruolo di appoggio e di supporto per tutti i collezionisti e gli amici che ne vogliono partecipare. Però secondo me quello che il collezionista e il visitatore si deve aspettare sarà una bellissima selezione eccezionale di oggetti straordinari di assolutamente ottima qualità. Noi da appassionati ci piace scovare cosa indossano le persone e vedo un orologio particolare. Questo, come ultima domanda, ti chiedo cosa stai indossando oggi. Guarda, sto indossando un James Bond 5508, molto bello, con un 40 gilt che sta prendendo un bellissimo colore tropicale. È un vecchio Submariner degli anni 50, ancora in ottime condizioni, con un bellissimo quadrante e in condizioni originali di mai restaurato, come mi piace
com'è difficile, ma mi piace trovare ancora oggetti belli e di sapore. A me piace comunque indossare orologi sia vintage che moderni. La mia passione per l'orologeria è a 360 gradi, perciò se vedi il mio Instagram ieri ho pubblicato 3 Daytona con i diamanti, esatto, con le pietre, esatto, perché mi piacciono molto anche quelli. Penso che il mercato, la tendenza stia molto andando verso questi orologi con le pietre preziose, comunque sono anche quelli un'identificazione ancora di artigianalità pazzesca nella fabbricazione di questi orologi, cioè c'è molto lavoro, c'è moltissima ricerca dietro, anche per la ricerca delle pietre, e quelli fatti negli anni 90 come quelli che ho pubblicato ieri, oggi secondo me sono diventati oggetti assolutamente rarissimi. Ciò non toglie che per me mettermi un bel Submariner d'acciaio degli anni, certo, 50 al polso è una grande soddisfazione, che quando ne trovo uno bello lo porto sempre un paio di giorni. Bene Davide, ci vediamo a Time on Show a Bologna. Mi fa molto piacere, ti ringrazio molto. Ci vediamo anche a Monaco, perché ancora ci dovete venire a trovare là e vi aspettiamo. Facciamo una chiacchiera più lunga. Assolutamente, grazie. Grazie molto. A presto. A presto a voi.